Vieni, usciamo, è tempo di rifiorire. Gli amici di Ostuni Democratica anticipano la primavera ostunese, ma non sempre sono rose e fiori. No, infatti non sono quasi mai rose e fiori quando si tratta di politica, però cerchiamo di fare fiorire questi piccoli semi che abbiamo piantato nel 2009 e cerchiamo di offrire un po' di contributo, qualche contributo di idee a questa campagna elettorale che ci sembra praticamente piena di nomi di candidati e con ancora poche idee. Lei si è tirata fuori dalla bagarre delle primarie del centro-sinistra, come mai? Semplicemente perché non ci hanno convinto i metodi che hanno portato a queste primarie. Vorrei ricordare che eravamo stati invitati alla costituzione del grande polo di centrosinistra che avrebbe dovuto fronteggiare, diciamo così, o rendersi antagonista rispetto al grande polo di centrodestra con il candidato sindaco Gianfranco Coppola, e quando abbiamo partecipato a questo tavolo, appunto con tante anime della sinistra ostunese, il desiderio era quello appunto di creare un rinnovamento nella continuità, perché è chiaro che non riteniamo sinceramente di dover buttare a mare tutto quello che questa amministrazione ha fatto. Dal nostro punto di vista ci sono delle cose, ma magari anche molte cose che possono essere migliorate, quindi volevamo offrire il nostro contributo in questi termini, cioè delle idee per il miglioramento di quanto era stato fatto. Di fatto avremmo gradito che le primarie si fossero fatte già ad ottobre, però l'individuazione dei saggi, la scelta del candidato sindaco Saponaro, il fatto che poi ci sia stato un ripensamento da parte di quest'ultimo, il quale probabilmente non si è sentito nemmeno convintamente supportato dai partiti che lo avevano espresso, a un certo punto ha prodotto poi il risultato della indizione delle primarie per il 30 di marzo, e queste modalità non ci hanno convinto fino in fondo, per cui peraltro non si è mai parlato in questi incontri di tematiche, di argomenti, di idee, si è più o meno sempre parlato di schieramenti, di raggruppamenti, di chi ci poteva essere e chi non ci poteva essere, e quindi alla fine abbiamo deciso che in questa situazione forse era meglio fare un passo indietro, perché non eravamo convintissimi del metodo che aveva portato a queste primarie. A questo punto, come immagina Giusy Santomanco il futuro della città bianca? Questa domanda è una domanda veramente difficile, perché oggi io non so dare una risposta. Vorrei ricordare a tutti quanti che io continuo ad essere una cittadina ostunese, non ho assolutamente nessun impegno politico, non l'ho mai avuto, non ho avuto mai nessun incarico e credo a questo punto forse neanche di averlo mai, ma credo di essere una cittadina attiva, nel senso che per tutto quello che mi piace vedere nella mia città mi adopero perché quello che a me piace si realizzi. Naturalmente quello che io faccio personalmente con il mio gruppo, con Ostuni Democratica, lo facciamo in un settore magari, no? Che è soprattutto quello culturale, delle manifestazioni così appunto culturali, ma amministrare poi un paese non è soltanto fare cultura, significa fare tante altre cose. Quindi per questo ci vuole una grande squadra, indubbiamente ci vuole una gente assolutamente competente, perché siamo convinti che il meglio per questo paese passi da una grande competenza dei suoi amministratori. Naturalmente, perché questo accada, è giusto che i sindaci che si proporranno sulla scena da qui al 24 di aprile abbiano la voglia di individuare una squadra che sia meritocratica, che sia competente, che riesca a portare Ostuni ad un livello sempre più alto.